telaio si è spento ieri sera, all'età di 90 anni, Guido Bodrato. Esponente spicco della Democrazia Cristiana, è sopravvissuto alla sua fine, che infatti non ha mai condiviso, per quasi 30 anni, rifiutando ruoli di primo piano nelle successive vicende politiche, scegliendo negli ultimi 20 anni restare stabilmente in panchina a dispensare qualche consiglio o qualche commento. Anche attraverso lo strumento social che ha usato con parsimonia, ma con un seguito moderato, avendo oltre 4.000 follower su Twitter. Dedico qualche minuto al giorno, senza entrare in polemiche. Più che altro commento cose dette da altri, su questioni politiche, una malattia da cui è difficile guarire, ha detto in un'intervista al nostro quotidiano, una delle sue ultime, il 31 dicembre 2021. Come talvolta accade in questi casi, appena un mese e mezzo è sopravvissuto alla scomparsa di Irma Galli, sua compagna di una vita che lo aveva lasciato lo scorso 21 aprile. Il distacco dalla politica è stato un processo lento, di disillusione in disillusione. C'è molto di C, nella sua biografia, Carlo Donat Cattin, Aldo Moro e Benigno Zaccagnini i fari del suo impegno, e forse anche del suo progressivo disimpegno, da una politica in cui si riconosceva sempre meno. Nato a Monteuro Ero, in provincia di Cuneo, il 27 marzo 1933, laureato in giurisprudenza, ricercatore universitario ed esperto nel campo dell'economia e della finanza statale, fu eletto deputato per la prima volta nel 1968, collezionando infine 7 legislature, fino al 1994, l'anno, appunto, dell'uscita dalla scena di C. Ha sempre apportato all'impegno politico un valore aggiunto, che gli è stato riconosciuto da tutti, di elaborazione culturale socio-economica. Arrivato nella DC attraverso la corrente sindacale delle forze nuove del suo conterraneo Carlo Donat Cattin, fu poi stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini e fondatore dell'Area ZAC. Ultimamente non si è più ritrovato in nessun partito, nemmeno nel PD che ha continuato a votare. Più volte ministro dell'istruzione, poi del bilancio, è stato vicesegretario della DC De Mita e poi con Forlani, all'epoca in cui i ministri della sinistra DC, tra cui Sergio Mattarella, si dimisero dal governo Andreotti in disaccordo la legge Mammì intervenuta sul sistema radiotelevisivo. Rientrò al governo proprio con Andreotti, come ministro dell'industria. Fu anche commissario della DC a Milano durante Tangentopoli. Oltre alla posizione politica nella geografia interna della DC, ha condiviso con l'attuale capo dello Stato anche il fatto di essere stato direttore politico del Popolo, dal 1995 al 1999, pochi anni dopo Mattarella. Ma c'è un episodio rivelatore di quel progressivo distacco dalla politica, che risale a quando Bodrato era ministro dell'Industria e del Commercio. Lo scrittore, pochi mesi dopo quell'ultima intervista, è capitato sentirlo nuovo in relazione all'interessante libro Andrea Spiri, edito da Ares, che entra nel merito dello strano attivismo registrato nell'ambasciata America.